Quando la carità profuma di santità. Un progetto dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova per dare voce a Monsignor Giovanni Nervo e ad altri testimoni di carità, santi e beati della Porta Accanto. Gianna Beretta Molla è patrona delle mamme in attesa di un figlio. È la prima mamma proclamata santa senza dover aggiungere che fosse una fondatrice o una martire. Fu canonizzata da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. Quello che la rese mirabile agli occhi di tutta la pubblica opinione fu la scelta, da lei voluta, di salvare ad ogni costo la figlia che portava in grembo, rischiando la sua. Era alla sua quarta gravidanza. Al secondo mese le diagnosticarono un fibroma maligno all'utero. Era lei stessa medico e pediatra e quindi tutto le era chiaro. Avrebbe potuto, come le suggeriva il medico, ma che anche un rigoroso principio di morale le permetteva, fare l'operazione di esportazione totale. Sarebbe stata salva, ma la conseguenza indiretta sarebbe stato l'aborto. Disse al medico: «Io esigo che decidiate per il bambino. Salvatelo». La bambina nacque il Sabato Santo del 1962, sana e robusta, di oltre 4 kg. Ma la salute della madre era tragicamente compromessa. Gianna morì 8 giorni dopo il parto, il 28 aprile 1962. Il suo, sicuramente, è stato un gesto eroico di amore cristiano, di quell'amore che non si ferma al curare e proteggere la vita altrui, ma arriva al donare la propria. Quello che è mirabile in Gianna è che quel gesto non giunse improvviso e inaspettato. Fu il culmine di una vita che tutta si era sempre mossa nel solco della più limpida carità e generosità cristiana. Era nata a Magenta, nel Milanese, da una famiglia numerosa. Era decima di 13 figli, 3 dei quali si consacrarono al Signore. Numerose disgrazie e sofferenze segnarono la sua giovinezza. Ma la sua formazione cristiana era robusta e serena, plasmata non solo dal clima familiare, ma particolarmente dalla vita parrocchiale, nell'azione cattolica come socia ed anche come fervida animatrice delle giovanissime. Santa messa ogni giorno, rosario, adorazione eucaristica. La sua vita è segnata sempre da scelte precise che ella compie nella preghiera e nell'affidamento alla volontà del Signore. Sceglie di fare l'animatrice parrocchiale. Sceglie, nel 1942, negli anni difficili della guerra, di iscriversi a medicina e pediatria per dedicarsi alle famiglie e ai bambini. Sceglie di sposarsi dopo un pellegrinaggio a Lourdes, mettendo da parte i suggerimenti di farsi religiosa. Innamorata, si sposa con l'ingegner Pietro Molla, anche lui membro dell'Azione Cattolica, e dona gioiosamente la vita a 4 figli. Ha continuato a fare il medico pediatra, non ha mai rallentato il suo servizio parrocchiale, rimanendo sempre in mezzo alla gente del popolo. Amava la musica, la pittura, l'alpinismo. Era davvero una donna piena di vita, di gioiosità, di slancio ideale, di tenerezza. Si può dire davvero che ella, come Gesù, ha amato fino alla fine, donando, non solo simbolicamente, tutta la sua vita. Il suo eroico gesto finale è stato davvero il culmine di una corsa senza soluzione di continuità, vissuta sempre con naturalezza e lieta ordinarietà. Alla sua canonizzazione in piazza San Pietro era presente il marito novantenne e i figli, tra cui Gianna Emanuela, nata dal suo sacrificio. Dal volume 100 Santi della Carità dei Nostri Tempi, curato da Monsignor Mario Morellato per l'opera della Provvidenza Sant'Antonio.